Faccio spesso video sui Ritz di vari paesi, ma non mi sono mai soffermato su questa particolare tipologia di Ritz. Prima di tutto perché sono molto più volatili e molto più rischiosi, ma anche perché non essendo già i Ritz di estremo interesse in Italia, figuriamoci andare a parlare e approfondire quelli relativi ai mutui, i cosiddetti mortgage Ritz. Ma poi ho pensato, il canale è mio ed è principalmente la mia passione. Preferisco che questo video raggiunga anche solo 10 persone, ma a meno che sia stato fatto per me e per loro e possa portare un valore aggiunto sia a me che a loro. Ma oltre a ciò ho pensato, chi lo dice che non riesca a far apprezzare anche questa tipologia di Ritz anche a te, che non li conosci per niente o li conosci poco? Oggi ti parlo di mortgage Ritz e ti dico le mie 5 scelte se dovessi andarle a inserire nel mio portafoglio, ma solo dopo la sigla. Ciao a tutti e bentornati sul canale Io Risparmio. Io come sempre sono Pasquale, il vostro investitore e risparmiatore della porta accanto. Oggi torniamo a parlare di Ritz, ma parliamo di una specifica tipologia, i mortgage Ritz, o tradotto in italiano, i Ritz sui mutui. Partiamo dalle basi. Cos'è un mortgage Ritz? Abbreviato con l'acronimo di MREIT, rappresentano una porzione relativamente piccola del mercato globale dei Ritz, costituendo solo il 6% della classe di attività con circa 67 miliardi di capitalizzazione di mercato totale. Nonostante rientrino nell'ambito dei REIT, gli MREIT vengono spesso analizzati separatamente, appunto, dai REIT azionari a causa della differenza di attività, modelli di business e anche profili di finanziamento. In questo senso, la Global Industry Classification Standard, GICS, classifica i REIT azionari come settore immobiliare, mentre gli MREIT, i REIT sui mortgages, atterrano nel settore del finanziario. Mentre i REIT azionari investono in proprietà fisiche, gli MREIT investono in mutui o titoli garantiti da ipoteca, rendendoli proprietari di debiti immobiliari. All'interno dello spazio degli MREIT, queste entità tendono a concentrarsi su mutui residenziali o mutui commerciali o titoli garantiti da ipoteca. La dimensione del mercato dei mutui residenziali è stata storicamente più ampia, rendendo gli MREIT residenziali più diffusi rispetto alla loro controparte incentrata sul lato commerciale. Ma come guadagnano gli MREIT? Beh, in genere derivano il loro reddito, i loro rendimenti, dal reddito prodotto da mutui nel loro portafoglio, nonché dalle variazioni dei valori attuali netti dei mutui. Ciò non è dissimile dai REIT azionari, anche questi traggono i loro rendimenti dagli affitti pagati dagli inquilini e dai cambiamenti nelle valutazioni sulle sue proprietà. I mutui però tuttavia tendono ad essere molto più liquidi delle proprietà fisiche, e questo consentendo agli MREIT di gestire più agilmente le proprie esposizioni per area geografica, ma anche per tipo di proprietà, rischio di credito e rischio di tasso di interesse. Data questa flessibilità, molti MREIT operano più come gestori di fondi obbligazionari che come proprietari di immobili veri e propri, ribaltando attivamente il proprio portafoglio di mutui ed esposizioni per rispondere alle mutevoli condizioni di mercato, ma anche alle aspettative del mercato. Un'altra caratteristica dei mutui è che rimborsano il loro capitale, salvo un default, mentre le proprietà fisiche possono avere guadagni limitati o diventare prive di valore. Per finanziare l'acquisto di mutui, gli MREIT prendono in prestito principalmente tramite titoli di debito a breve termine, per esempio come accordi di riacquisto, pronti contro termine, o raccolgono capitale. Data la loro dipendenza forte dai prestiti, gli MREIT si concentrano sullo spread tra il costo del debito e il reddito ricevuto dal loro mutuo ipotecario. Più ampio è questo spread, generalmente più redditizio è il mortgage REIT. Però non è un mercato semplice, ci sono dei rischi correlati e ad esempio alcuni che me ne vengono in mente potrebbero essere il rischio di pagamento anticipato. Mi riferisco al calo dei tassi di interesse o una maggiore volatilità dei tassi di interesse che possono accelerare a un ritmo del rifinanziamento dei mutui. Ciò può modificare le caratteristiche della durata di un portafoglio di mutui e causare un rischio di reinvestimento in cui gli MREIT devono per forza reinvestire il capitale rimborsato a un tasso che è magari inferiore rispetto a quello precedente. Un altro rischio è quello di estensione, è il rovescio della medaglia del rischio del pagamento anticipato e si verifica se i tassi di interesse aumentano e i proprietari di case rimangono nei loro mutui esistenti più a lungo di quello che era previsto. Ciò può avere un effetto negativo sul valore del mutuo perché i proprietari delle abitazioni bloccano più a lungo il loro basso tasso di interesse. Un terzo rischio è quello di copertura. Gli MREIT utilizzano spesso strumenti di copertura nel tentativo di controllare le varie variazioni dei tassi di interesse, i rischi di credito e gli scenari, magari anche quelli macro. Il valore e l'accuratezza di queste scommesse possono avere un effetto materiale sui profitti della linea di fondo. Ma se dovessi io scegliere quali di questi MREIT inserire in portafoglio,
Beh, gli emiriti americani quotati sono attualmente 21, ma non per tutti vale la pena farci un pensierino. Le mie 5 scelte ricadono su queste aziende, che ricordo sono solo mie valutazioni e non consigli di investimento e neanche un consiglio di investire. Se dovete fare ingressi in questa asset class, studiate per conto vostro e fate le vostre opportune valutazioni. Il primo è la GCN Investment Corp. Questa azienda è un REIT a gestione interna che investe principalmente in titoli garantiti da ipoteche residenziali per i quali i pagamenti di capitale e interessi sono garantiti da un'impresa sponsorizzata dal governo statunitense o da un'agenzia governativa statunitense. Nell'ultimo anno ha avuto un forte rintracciamento, quasi un meno 30%, e attualmente distribuisce un dividendo che è del 12,55%. Ha una market cap di 6,2 miliardi di dollari. Il secondo REIT è Armor Residential. Il secondo REIT è Armor Residential. Questo investe in principalmente RMBS a tasso fisso residenziale, a tasso variabile e ibrido e a tasso variabile emessi in o garantiti da GSE statunitensi o garantiti dalla Government National Mortgage Association. Per spiegare alcuni termini e acronimi appena menzionati, RMBS sta per Residential Mortgage Backed Securities, che sono una tipologia particolare di obbligazioni garantite da un più pool di mutui residenziali, i cosiddetti mutui per la casa. Invece di soli due o tre prestiti, gli RMBS in genere raggruppano centinaia, se addirittura non migliaia, di mutui per la casa. Armor è un REIT molto più piccolo di quello precedente, ha solo 720 milioni di dollari di capitalizzazione e ha un dividendo del 16%. Nell'ultimo anno ha avuto un rintracciamento del meno 31,5%. Il terzo è Starwood Property. Starwood Property Trust è un'affiliata della società di investimento privata globale Starwood Capital Group ed è il più grande REIT commerciale negli Stati Uniti d'America. Il core business di questa azienda si concentra sull'origine, l'acquisizione, il finanziamento e la gestione di mutui ipotecari commerciali e altri debiti per immobili commerciali e anche di investimenti azionari. Attraverso una sua controllata che si chiama LNR Property, questa azienda opera anche come il più grande servicer speciale di mutui commerciali negli Stati Uniti d'America. Ha una market cap di 7,8 miliardi di dollari e distribuisce attualmente un dividendo dell'8,14%. Nell'ultimo anno ha avuto un rintracciamento del meno 11,56%. Abbiamo poi Arbor Realty, che viene definito un REIT prestatore diretto che fornisce prestiti e servizi per multifamiliari, affitti unifamiliari, alloggi per anziani e altri diversi asset commerciali immobiliari. Ha sede a New York e gestisce un portafoglio di servizi multimiliardario specializzato in prodotti aziendali sponsorizzati dal governo. Arbor include anche CMBS Bridge, mezzanini e prestiti azionari privilegiati. Sempre per spiegare gli acronimi, CMBS sta per Commercial Mortgage Backed Securities, che sono dei prodotti di investimento a reddito fisso assistiti da ipoteche su immobili commerciali piuttosto che su immobili residenziali. I CMBS possono offrire liquidità sia agli investitori immobiliari che ai prestatori commerciali. Attualmente l'azienda ha un dividendo dell'8,14% e ha una market cap di 2,82 miliardi di dollari. Nell'ultimo anno ha lasciato sul terreno un meno 4,42%. Poi abbiamo MFF Financial, investe in MBS di agenzie e titoli di trasferimento del rischio di credito, prestiti interi, residenziali, compresi prestiti in bonus acquistati, crediti deteriorati che vengono acquistati e prestiti in sofferenza e tutte le attività relative ai diritti di servizio ipotecario. Nell'ultimo anno ha rintracciato di un meno 19,14%, ha una market cap di 1,57 miliardi di dollari e un dividendo del 3%. Fammi sapere nei commenti qui sotto cosa ne pensi di queste mie considerazioni e se hai mai valutato uno di questi mortgage REITs o se l'avevi già in watchlist. Da questa tipologia di REITs ci si aspetta sostanzialmente dividendo e non un capital gain, anche se comunque è qualcosa di fattibile e possibile se si sceglie l'azienda giusta. Se questo video è stato di tuo gradimento ti chiedo di supportarmi veramente con pochissimo lasciando un bel pollice su per farmi crescere sulla piattaforma. A te costa un attimo, ma per me significa veramente il mondo. Se poi sei nuovo sul canale ti chiedo la cortesia di iscriverti e di cliccare la campanella delle notifiche affinché tu non possa rischiare di perderti nessun contenuto successivo. Bene, anche per oggi è tutto e non mi resta solo che salutarti e arrivederci a domani per un nuovissimo video. Ciao!